piano di valorizzazione commerciale di Piazza Roma va inserito in un contesto molto più organico. Innanzitutto partiremo con la mappatura e con il rilievo delle attività esistenti, dei locali vuoti. Poi passeremo a un approfondimento di quello che potrà essere il fondo di qualificazione destinato alle attività esistenti e alle nuove aperture, per poi passare a una proposta di scontistica per la TOSAP stagionale differenziata tra Piazza Roma e le zone limitrofe e le altre aree del centro storico. Tutto questo dovrà essere oggetto di discussione e di confronto con l'associazione dei commercianti e dei residenti. L'intervento di Piazza Roma si inserisce in un piano organico di valorizzazione urbana, architettonica e commerciale di tutto il centro storico. E quando penso alla qualificazione urbana e architettonica e culturale, penso al Polo Sant'Agostino, il cui cantiere partirà a dicembre del 2013, che è il più grosso investimento che è stato fatto sicuramente dal dopoguerra ad oggi. E poi ci sarà il Parco delle Mura, la qualificazione di tutti i chioschi che si inseriscono all'interno del parco, e qui diciamo che questo tipo di processo terminerà entro la consigliatura. Un'altra opera di qualificazione commerciale e architettonica sarà Piazza 20 Settembre. Quindi concluderemo il percorso di qualificazione con la riqualificazione del diurno e parallelamente partirà un progetto di qualificazione delle attività commerciali che insistono all'interno della piazza, come in via Albinelli, quindi comprendendo anche il mercato coperto di via Albinelli.